gratuitamente, in modo che voi possiate tributare il giusto applauso i miei musicisti, di cui sono profondamente orgogliosa. Aspettami là, ci metto un po', aspettami. No, ti devo far vedere bene, che tu non vedi niente, da qua, mi vedi sempre mozza. Adesso, non so se l'hai colta, l'hai colta? E che stavi a pensare? Perché non l'hai colta? E comunque, vedi le cosce, come se le ricordano le cosce tue? Me le ricordo pure io! Claudio Storniolo! Eccomi. Oltre alla programmazione del tastiere, Gianluca ha anche composto l'intro e tutti gli intermezzi musicali che avete visto danzare in quella maniera magnifica. Gianluca Malarin! Posso dire così? O posso dire? Svolazzando col Milano. Arrivo dal nostro direttore musicale che, diciamocelo chiaramente, è una leggenda vivente. Saliti! Grazie. Oggi facevamo le prove, parlavo in inglese, in americano, quello che cercavo di fare, non mi capiva, poi gli ho detto come vuoi tu? E lui ha capito. Come te lo spieghi? Nel linguaggio del cuore. Dice chi può, chi non può, e quello che non può, poracci. Aspetta che devo ringraziare un po' di persone. Sono un po' deconcentrata, sono le scarpe, secondo me. Fammi vedere. Ma come potrei mai dimenticare? Il momento più alto di poesia e di, secondo me, enfasi emotiva, noi lo raggiungiamo quando sono sul palco quei due danzatori magnifici. Maurizietto Magliocchi, Simone Palenda, Fabio Sacco Sacchetti d'Amazzonico. Però il mio ringraziamento va ad ognuno di voi, perché senza di voi noi non stavamo qua.
me, alcune giovani e altre giovanine, tipo me, che hanno la mia età e che magari si ricordano che cosa andava di moda in radio nel 1997. Se non se lo ricordano, e soprattutto quelli che non c'erano, glielo ricordiamo noi.